Benvenuti ragazzi, io sono Rob e benvenuti al mio canale. Oggi sono qui per parlarvi ancora una volta di un personaggio che ormai sarete forse anche stufi di sentire che recensisco, ma ragazzi, ormai siamo praticamente in pari, quindi dopo questa recensione non credo che avrò poi chissà quale modo di recensire ulteriormente questo personaggio, almeno per un po'. Vi parlo di Atascosa Mountains, numero 34 ovviamente di Tex Wheeler. Nel numero 35 lo sceriffo di Tubac e nel numero 36 la diligenza dell'oro. Quindi una storia tripla che vi registro ovviamente tutta in una volta di Tex Wheeler. In questo caso, ragazzi, i crediti sono, la sceneggiatura sono di Jacopo Rauch, quindi un nuovo sceneggiatore su questa serie che io non ho mai potuto conoscere, nel senso che so che sceneggia specialmente Zagor nei numeri più recenti. Io però non ho mai avuto modo di leggere quei numeri recenti di Zagor, quindi non so. Era il mio primo approccio con questo sceneggiatore e comunque vi dico subito che ho trovato buono. Ovviamente ho preferito le storie di Mauro Boselli, sinceramente, ma ho trovato questa storia comunque divertente, buona, scorrevole, quindi sicuramente un ottimo esordio da parte di Jacopo Rauch su questa testata. I disegni sono di uno stratosferico Roberto De Angelis e la copertina sono di un grandissimo Maurizio Dotti. Ma ormai penso che non ci sia nulla da dire sul grandissimo Maurizio. Bellissimo anche i sempre soliti prefazioni da parte di Mauro Boselli. E i disegni comunque di De Angelis, come possiamo vedere, sono qualcosa di incredibile. Non so più cosa descrivere per questo grandissimo disegnatore che, tra l'altro, ragazzi, ha disegnato anche Nathan Never, di cui io lo ricordo veramente in maniera molto molto positiva. Voglio leggere anche le storie nuove di Nathan Never perché voglio vedere anche i suoi disegni su Nathan. Ma di cosa parla questa storia effettivamente? Allora, innanzitutto ci troviamo di nuovo nel Texas, in Arizona, poco a nord del confine col Messico, e vediamo che c'è praticamente un bianco che praticamente viene assalito dai Coyoteros, che sono una banda di, per chi non lo sapesse, di indiani molto che principalmente saccheggiano e rubano ai bianchi per poter sopravvivere, in poche parole. Quindi sono voi dei banditi indiani. Qui Tex vede la situazione e si procede a salvare il uomo bianco. Ovviamente verrà Tex, come al solito, riuscirà a salvare questo uomo, e ovviamente questo uomo però è ferito e quindi Tex chiederà a lui dove poter guarire. Ovviamente lui gli dirà che non può andare in ospedale o comunque in un villaggio perché comunque è ricercato. Di conseguenza gli chiede a Tex di portarlo, si chiama Lenny tra l'altro, questo uomo bianco che Tex salva, e chiederà a Tex di portarlo dal cugino che si trova praticamente in mezzo alle montagne dell'Arizona in un posto isolato così da poter guarire in pace. La tavola, ragazzi, la adoro. Arriveranno poi appunto dal cugino e qui però scopriranno che il cugino in realtà è in combutta con altri due personaggi, Cahill Bill Garner e Cahill, che in realtà vogliono fare ben altro. Infatti stavano preparando un colpo nella cittadina vicina. E chiedono ovviamente a Tex di partecipare a questo, essendo lui stesso un criminale, a questo colpo che hanno intenzione di fare. Tex ovviamente si rifiuta, tuttavia i due non sono soli, ci sono anche altri due personaggi, i fratelli McClarkey, che sono qui, e parano quindi una guata Tex, tuttavia Tex riesce come al solito ad uscirne, tuttavia vedremo come morirà il nostro uomo bianco che Tex ha salvato, Lenny, morirà a causa della sparatoria e Tex riuscirà a salvarsi per un pelo buttandosi sul fiume, praticamente dentro all'interno di un fiume. Qui Tex si salverà, intanto i quattro uomini inizieranno a progettare appunto la rapina e effettivamente così sarà a Tubac, nella cittadina di Tubac. E quando Tex arriva, purtroppo la rapina è già stata fatta, quindi i quattro hanno già preso i soldi della banca. Tuttavia, Tex arriverà tardi e quando arriverà si scontrerà con un uomo che vedrà che Tex in realtà penserà che Tex come
in maniera erronea, è stato lui a rapinare la banca, quindi ad aver ucciso il banchiere e la figlia. Di conseguenza dovrà scappare anche dagli uomini di Tubac. E quando arriverà lo sceriffo, scopriremo che lo sceriffo in realtà era il promesso sposo della figlia del banchiere, quindi girerà vendetta a Tex e partirà alla sua ricerca. Vi ho già detto fin troppo perché comunque questo che è praticamente il primo album, ma è sicuramente indispensabile per capire come succederà più avanti. E ragazzi, comunque le carte in tavola saranno completamente mescolate, non voglio dirvi altro, ma ragazzi, vi consiglio soltanto la lettura assolutamente di questo album che ho trovato veramente veramente interessante. Ripeto, ho preferito le storie di Mauro Boselli, questa è una buona storia, ragazzi, senza nulla togliere, senza né capo né coda, nel senso che veramente è una storia bella, ma non è proprio per i disegni di Roberto De Angelis, già metterebbe solo l'acquisto. Niente altro da dire, ragazzi, questa era un'ottima storia, ve la consiglio, ci vediamo al prossimo video, bella!